L'incrocio di eventi di questa sera ha condotto a un po' di rallentamento, per cui l'afflusso è ritardato un po', ma ci sono delle sedie anche in quella sala, sono almeno una trentina di sedie, si muove, può sedersi là, c'è uno schermo, oppure non so, stare qua davanti, purtroppo in piedi. Io comincerei però, ringraziandovi tutti quanti, dico che per me è sicuramente un privilegio questa sera introdurre il professore Salvatore Secchis, e lo è ancora di più, dicevo, per questa strana, ma forse non casuale per chi crede nei segni del destino e della politica, incrocio di presenze nella nostra piccola città. Ed è bene perché questo, come dire, può rappresentare la diversa prospettazione che abbiamo del nostro paese, quella che viviamo e che non ci piace, quella che ci aspetta in un futuro, ci piace ancora di meno, quella che non vorremmo che tornasse mai e quella che vorremmo che diventasse o che tornasse ad essere. Io non mi azzardo naturalmente a presentazione, lo conoscete tutti, i suoi titoli, i riconoscimenti tributati, la sua produzione, quello che ha fatto nella sua vita, sta nei libri, nei siti internet, nei comunicati stampa, non lo faccio io perché sarebbe un po' d'opera. Io qua oggi devo solo dire che Salvatore Secchis è per me, e penso per tanti di noi, il punto di riferimento più evidente della difesa della nostra Costituzione, o se vogliamo dei principi contenuti nella nostra Costituzione, ed anche della individuazione delle parti che forse hanno bisogno di una modifica, e certo, ci possono essere delle parti che hanno bisogno di una manutenzione adeguata ai tempi, per una Costituzione che ormai si avvicina ai 70 anni. Ecco, io sono tra quelli che non è alieno da pensare che ci possa essere la necessità di una manutenzione, però sono anche tra quelli che dicono che la revisione di ciò che hanno scritto Einaudi, Saragat, Dossetti, La Pira, Croce, Mancini, Matteotti, Moro, Terracini, non può essere demandata a un odonto tecnico Brianzolo o a un pregiudicato Ferretti. Ecco, in questo contesto in cui la Costituzione costituisce l'identità di un paese e di una nazione, si inserisce l'idea di città, che sono le vere città, che sono le vere costituzioni di convivenza civile, non sono organizzazioni burocratiche o virtuali. E le città sono, come dice Secchis, saccheggio un poco del suo linguaggio, città che sono insidiate oggi da una falsa modernità, dall'oblio di sé, e del quale dobbiamo ritrovare lo spirito, quello che senza essere nostalgici, ottusamente nostalgici, ma razionalmente attenti alle lezioni della storia, quello spirito che animava per esempio l'Italia del dopoguerra, dove la città aveva memoria di sé, cura dei suoi cittadini, pensava al futuro e, a differenza dell'Italia di oggi, creava lavoro e prosperità. Il premio Sila, che nasceva in quel momento e in quel crogiuolo culturale e politico, rinasce oggi, e per questo la giuria ha inteso farlo parlare con la voce di Salvatore Secchis, perché il nostro futuro, come il futuro di ogni comunità, si fonda sui diritti, e tra essi quello più prossimo alle nostre vite ed in questo tempo è il diritto alla città. Salvatore Secchis domani sarà premiato alla carriera dal premio Sila. Grazie di questa presentazione così generosa. Vorrei poi ringraziare la giuria del premio Sila per avermi assegnato questo premio alla carriera, così si chiama, che mi consente di tornare a Cosenza dopo alcuni anni.
ed è inutile dirvi quanto ogni occasione di tornare nella mia Calabria sia per me preziosa. Vorrei però dirvi che io considero questo premio che avete voluto assegnarmi non tanto alla mia carriera, cioè al mio passato, ma un impegno collettivo nella difesa di paesaggi, patrimonio culturale, diritti dei cittadini, Costituzione. Una battaglia nella quale è vero che io sono impegnato, ma lo sono alla pari di moltissimi altri cittadini. Io leggo dunque questo premio all'insegna del futuro e non del passato, della comunità civica e non del merito individuale. Città, paesaggio, opere d'arte vanno considerate infatti come beni civici, cioè legati ai diritti della cittadinanza, perché in essi fiorisce la possibilità di una comunità che non sia dominata da particolarismi e da illegalità. Per questo, tutelare rigorosamente le testimonianze artistiche, la natura, i centri storici, non significa avere lo sguardo rivolto al passato, bensì ragionare con in mente gli interessi delle generazioni future. In Italia vuol dire anche ricollegarsi alle grandi promesse emancipative della Costituzione e domandarsi se per caso non le abbiamo tradite, come a me sembra che sia. Senza spazi pubblici nei quali essere liberi e attivi insieme agli altri, nei quali sia possibile un'azione comune per recuperare il territorio dai disastri lontani e recenti, non c'è futuro civile. Che cosa vuol dire dunque il diritto alla città, che ho scelto come titolo di questo piccolo intervento? È un tema questo squisitamente politico, ma nel dirlo vorrei constatare un fenomeno generale che conosce oggi in Italia una speciale intensità: il crescente divorzio tra la politica in senso etimologico e storico, cioè il discorso dei cittadini all'interno della polis, e la politica nel senso di occupazione del potere da parte dei partiti. Quando si parla di politica, pensiamo ai politici di mestiere, dimentichiamo l'etimologia della parola, del greco polis, in greco politiche è un aggettivo, non è un sostantivo, è l'arte del dialogare tra i cittadini. La politica è prerogativa del cittadino, non del politico di mestiere. Se ce lo ricordassimo più spesso, forse vivremmo in un mondo un po' migliore. La politica di chi siede nelle stanze dei bottoni o aspira a entrarvi, e quelle che chiedono ad entrarvi sono spesso peggiori, perché sono più servili. La politica di chi siede nelle stanze dei bottoni si fonda troppo spesso sul forte divario tra un discorso pubblico fatto di promesse, buone intenzioni, alti principi, lontani traguardi, e una pratica quotidiana impegnata invece sulla soggezione agli interessi privati dei centri della finanza e dei gruppi di potere. In Italia, per esempio, vediamo oggi che c'è un'alleanza di ferro trasversale a tutti i partiti, che stringe i forti interessi di chi ricerca il massimo profitto, anche a scapito del pubblico interesse, dei cittadini e della legalità, in settori chiari, ne cito quattro: la sanità, l'edilizia, lo smaltimento dei rifiuti, l'energia alternativa. Un'attenta analisi delle politiche di spesa dei governi nazionali, regionali e locali mostrerebbe quanto spesso siano queste le vere priorità perseguite, a scapito della cultura, della scuola, della ricerca, dei musei, della tutela dei paesaggi, dei siti archeologici, dello stesso diritto alla salute dei cittadini. Di fronte alla interessata e colpevole sordità di chi fa politica per mestiere, il diritto alla città può diventare una bandiera di una sempre più accesa partecipazione dei cittadini. Anche la condizione di emarginati dal perimetro della politica per mestiere, che è la nostra condizione, la condizione di cittadini comuni che non entreranno mai nella stanza dei bottoni perché non possono, perché non vogliono, la condizione di emarginati può essere una forza, ma solo a condizione che l'assediata comunità dei pochi che noi siamo sappia acquistare consapevolezza, sviluppare solidarietà sociale, capacità progettuale e soprattutto esercitare il sacrosanto diritto di parola. Le pratiche sociali sviluppate dalle associazioni di cittadini presuppongono e costruiscono la rivendicazione di un diritto alla città a scala mondiale, la consapevolezza degli altri orizzonti della Costituzione a scala italiana e poi la conoscenza locale dei problemi di ciascuna città come Cosenza. Perciò è a partire da questa parola d'ordine, diritto alla città, che è possibile forse provare a ricreare uno spazio comunitario, una coscienza di sé rinnovata,
una comunità di cittadini che sia corpo e anima, spazio della cittadinanza, visione e progetto del futuro. La politica della polis, insomma, contro le politiche di rapina da cui siamo circondati. Per parlare di diritto alla città, io credo va adottata una prospettiva essenziale: i diritti delle generazioni future. È un tema ormai molto noto e dibattuto, ma vorrei accennare, come ho fatto con l'ultimo libro che ho visto essere nelle mani di qualcuno di voi, Se Venezia muore, vorrei accennare al tema dei diritti delle generazioni future prendendo spunto da un libro recente di Samuel Schaeffer, Death and Afterlife, pubblicato quest'anno a Oxford. In esso Schaeffer si chiede che cosa cambierebbe nella vita di ciascuno di noi se sapessimo con certezza che un mese dopo la nostra morte individuale la Terra si scopre per un asteroide e il genere umano finisce. Oppure, se fossimo sicuri che da domani una generale sterilità colpirà uomini e donne in tutto il mondo e domani non ci sarà più nessuno per 100 anni su questa Terra. Secondo il suo ragionamento, il nostro agire quotidiano, il nostro modo di pensare sarebbe in tal caso profondamente modificato. I valori che rendono le nostre scelte cambierebbero profondamente, e così come, da certi punti di vista, funzionali e motivazionali, il fatto che noi e le persone che amiamo debbano morire, in fondo, ci importa meno di quanto ci colpirebbe la non esistenza di persone future che non conosceremo mai. E che di fatto non hanno per noi nessuna identità determinata. Diciamo in forma più positiva, continua Schaeffer, il fatto che verranno al mondo persone che non conosciamo e non possiamo amare perché non li conosciamo, è per noi più importante della sopravvivenza personale e della sopravvivenza di coloro che ci sono cari. Fin qui Schaeffer. Che crediamo o no all'immortalità dell'anima individuale, la nostra civiltà è dunque fondata su quello che Schaeffer chiama collective afterlife. Una vita collettiva, oltre alla morte individuale, sulla sopravvivenza e rinnovamento continuo dell'umanità dopo la nostra morte, anche di chi nascerà molto dopo che noi saremo morti. Pensiamo molto poco, io credo, all'enorme importanza di questa immortalità collettiva, ma pensiamo così poco solo perché lo diamo per scontato. Perciò l'esperimento a cui Schaeffer ci invita, l'esperimento interiore di immaginare la fine immediata dell'umanità, aiutare a rendercene conto. Questa immortalità collettiva, collective afterlife, è una nuova angolazione per parlare dei diritti delle generazioni future. È un tema questo di cui si parla di solito sotto l'aspetto etico, giuridico e politico, per esempio solidarietà intergenerazionale, bene comune e così via. Lo fanno tutti, l'ho fatto anch'io nel mio libro di qualche anno fa che si chiama Azione Popolare, citando allora soprattutto l'amore per i più lontani di Nietzsche o il principio di responsabilità di Jonas. Ma Schaeffer fa qualcosa di più, insiste sulle strutture antropologiche e sulla psicologia individuale e sociale e sposta il tema dal dominio dell'etica a quello della etologia, cioè del comportamento, e riconosce nel comportamento sociale una componente naturalmente orientata al futuro. Come succede in certe specie animali, in cui, a cominciare dalle formiche, in cui a volte interi eserciti di una certa specie animale si sacrificano perché sanno che poi dietro di loro arriveranno gli altri che continueranno a sopravvivere. Il vorace presentismo, che in nome di immediati guadagni devasta oggi città e paesaggi, va dunque inteso, se le cose che ho appena detto sono vere, come una grave patologia sociale. Mentre l'educazione politica della responsabilità e la fermezza delle leggi dovrebbero avere, ma oggi non hanno, almeno in Italia, la forza di correggere questa deriva. La città è stata pensata per la vita associata e costruita per durare. Perciò è il luogo deputato della progettazione del futuro. La distruzione della città storica, il pensiero unico della megalopoli, le architetture verticali, la messa al bando della diversità dei modelli urbani incidono sul comportamento di donne e uomini, impongono nuove rotte alle pratiche della cittadinanza, trasformano profondamente non solo la città, ma anche ogni discorso pubblico sulla democrazia, sull'economia, sull'equivalenza. Perciò le grandi proteste popolari degli ultimi anni, da Istanbul a Madrid, dal Cairo a New York, hanno assunto uno spiccato carattere urbano,
protestare in città, protestare per la città. Tra le matrici di questa nuova consapevolezza ha un ruolo centrale questa tematica del diritto alla città. Diritto alla città che va intesa non come spazio neutro dove ci troviamo per caso, bensì come costruito, vitale, teatro della democrazia. La città come equilibrio dimensionale e strutturale tra il tessuto delle architetture delle strade e la dignità personale dei cittadini. Nel 1968, prima dei morti del maggio di Parigi, Henri Lefebvre pubblicava un piccolo libro, Droit à la ville. Questa riflessione a 50 anni di distanza aveva bisogno di un radicale ripensamento davanti alla svalutazione della forma urbana e risorgere di immense coltivazioni al servizio della macchina produttiva. E quello che ha provato a fare Dan Harvey in Rebel Cities, pubblicato nel 12, prodotto in italiano un anno dopo, dove ci viene offerta una cornice di teorie descrittive che danno diritto alla città attraverso il universo dei beni comuni, la dimensione della cittadinanza consapevole dei propri diritti sovrani. Primo passo per intendere da chi questi diritti sono calpestati per organizzare, se lo vuole, una qualche riscossa. La città è nata e cresciuta per il suo valore d'uso, perciò implica e riflette anche nella scala dei processi urbani la forma della società. Nel creare la città l'uomo ha di fatto ricreato se stesso. Ma la mercatizzazione del mondo condanna questo valore originario della città e trasforma il valore d'uso in valore di scambio. La città vale sempre di più quel che rende, dunque è in vendita. Questa crisi della città non si ferma nelle sue mura, ma travolge l'intera società umana, perché la civiltà umana è un ecosistema. La civiltà urbana è un ecosistema che crea modelli di comportamento che si estendono di fatto attraverso il progresso tecnologico alla campagna. La civiltà urbana è contagiosa. In Olanda, per esempio, è stata creata, c'è una certa maggiore attenzione che in Italia, in questo, una cultura della transizione che affratella i cittadini che vivono in campagna e quelli che vivono in città, ma che considerano la campagna il loro spazio vitale. Un grande architetto olandese, Raymond Koolhaas, ha battezzato questa terra intermedia Intermedistan, il luogo dell'intermediazione. Qualcosa che non è più né campagna né città, ma è l'uno e l'altro, e quello che unisce sono le tecnologie. Nel nostro mondo in perpetua transizione, il diritto alla città è dunque anche diritto alla campagna, cioè il diritto alla natura. Deve far leva sulla città come spazio di mediazione. Già Lefebvre diceva che la città è un atto ed uno spazio di mediazione tra l'ordine vicino delle relazioni tra l'individuo e i gruppi più o meno vasti e dei gruppi fra loro e l'ordine lontano dalla società con le sue regole significanti. Perciò la forma della città storica è lo spazio e il dispositivo di questa mediazione, che è la mediazione tra il corpo dell'individuo, ognuno di noi, e il corpo della società. La città storica ha una forma compatta, riconoscibile, significante. È conclusa, ma si può estendere come un organismo vivente, non come periferie di cui abbiamo alla cui crescita abbiamo assistito e stiamo assistendo. La città storica è permeabile, si può percorrere, si può comprendere, si può memorizzare. Come una lingua, la città storica accoglie le novità mantenendo la propria struttura, suggerisce unicità, dignità, identità, dialoga con le altre città, incarna il succedersi delle generazioni e l'evolvere delle istituzioni, stimola il confronto, ma invita alla familiarità. Ed è per questo che tra il corpo della città e il corpo del cittadino c'è un rapporto di proporzione, un rapporto di misura. Nella città storica italiana, l'incombere di un campanile, di una cattedrale, di un palazzo del comune o del signore, l'addensarsi di un convento o di una università, le facciate delle case più ricche si intrecciano con botteghe artigiane, quartieri poveri, vicoli dei mercati, strade verso i cimiteri, la campagna, le porte, le mura, le piazze, le strade, accolgono i cittadini, non li inghiottono mai. Talora alcuni di questi edifici sovrastano i cittadini, ma non li umiliano. Proclamano, è vero, gerarchie sociali, ma anche spazi di uguaglianza, la piazza, il mercato delle erbe, la chiesa. Suggeriscono stabilità, ma contemplano mobilità.
Il corpo del cittadino e il corpo della città non sono nemici l'un l'altro, ma si integrano e si compenetrano. Perciò fu possibile scrivere nel meraviglioso Costituto della Repubblica di Siena del 1309 queste parole: la bellezza della città è il massimo compito di chi la governa. La città deve essere onorevolmente dotata e guarnita, così scrivevano, per cagioni di diletto e allegrezza ai forestieri, per onore, prosperità e accrescimento della città e dei cittadini. Siena, 1309. Il diritto alla città, in quanto bisogno sociale, ha dunque un fondamento antropologico. La città storica comprende il bisogno di sicurezza e quello di apertura, scriveva già Lefebvre. Il bisogno di certezza, quello di avventura, il bisogno di organizzazione del lavoro e il bisogno del gioco, il bisogno di prevedibilità e dell'imprevisto, di unità e differenza, di isolamento e di incontri, di scambi e di investimenti, di indipendenza e di comunicazione, di immediatezza e lungo periodo. Risponde al bisogno di suscitare attività creatrici, informazione, simbolismi, immaginari, attività ludica. I bisogni specificamente urbani sono bisogni di luoghi qualificati, luoghi di simultaneità e di incontri. Questa è una lunga citazione da Lefebvre e vorrei dirlo con altre parole. La città storica è un orizzonte entro il quale avviene lo scambio di esperienza tra i cittadini e il loro discorso sul loro stesso essere cittadini, sulla cittadinanza. Lo scambio di esperienze, di culture e di emozioni. Uno scambio che avviene non grazie al prezzo, ma grazie all'uomo. Uno scambio senza prezzo, superiore a ogni prezzo. Diritto alla città e diritto alla natura, infine, non sono complementari, sono la stessa cosa. In una cultura di transizione come la nostra, il diritto alla vita urbana vuol dire il diritto alla sua trasformazione secondo un progetto indirizzato al futuro, che vede la città anche, in un momento di forte integrazione tra culture diverse, come culla delle alterità e patria delle differenze. Fatta di spazi sociali dove qualcosa di diverso non è solo possibile, ma è necessario. E disegna anzi la traiettoria della vera innovazione, non dell'innovazione a chiacchiere, del cambiamento per forma. Creazione collettiva di tutte le classi sociali. La città è per sua natura fondata sul lavoro delle generazioni passate, sulla capacità di creare lavoro per le generazioni future. E cito, uso apposta questa formula fondata sul lavoro, che come tutti sappiamo qui dentro è quella dell'articolo 1 della Costituzione. La città è fondata sul lavoro delle generazioni passate e sulla capacità di creare lavoro per le generazioni future, cioè anche sul diritto al lavoro. La città è il microcosmo e la cucina del pensiero, vive della propria diversità, ha disomogeneità interne che ne accrescono lo spessore antropologico, agganciano l'attenzione, stimolano l'esperienza dei cittadini e forestieri. E persino gli edifici diventati inutili, pensiamo al Colosseo, non lo sono affatto, perciò è stupido chi vuole rilanciare il Colosseo come campo di calcio, come è successo nel Centurino. Come quelli che hanno cambiato funzione, i templi greci che oggi sono cattedrali, le reti trasformate in museo, le fortezze che diventano parchi pubblici, tutto ciò che ha cambiato funzione o che resta lì come apparentemente inutile rudere suggerisce un mutamento storico profondo, impone di pensare alla diversità, allena alla curiosità intellettuale per le altre diversità culturali e guardando quanto erano diversi da noi gli antichi attraverso il Colosseo, che impareremo a rispettare quanto sono diversi da noi quelli delle altre civiltà lontane dalla nostra, India, Cina, Giappone, che noi non conosciamo abbastanza. Al contrario della monocultura e di una urbanizzazione globale così piatta che invade il pianeta, la città storica è di fatto una macchina per pensare. Non solo per pensare il passato, ma per pensare noi stessi e il futuro. Per pensare soprattutto l'altro da sé e se stessi attraverso l'altro. Secondo Havel, nel libro che ho citato, i movimenti per il diritto alla città hanno avuto origine in Brasile, diffondendosi poi in tutto il mondo, da Zagabria a Toronto, da Hamburgo a Los Angeles, da Bangkok, la città del Messico, da Atene a Parigi. Talvolta hanno preso l'aspetto di rivolte urbane di gruppi sociali emarginati che, occupando zone chiave della loro città, reclamano la città che hanno perduto, una modalità di vivere in città diversa da quella imposta dai meccanismi del mercato. Perciò il diritto alla città ne rivendica la proprietà collettiva e ne rifiuta l'esproprio in nome del mercato
esige un controllo democratico e un forte orientamento al bene comune, temi tornati tutti di attualità negli ultimi anni nel movimento mondiale, quello che si chiama in vario modo, tra l'altro anche Urban Populism. In Brasile, le lotte popolari e la riflessione etica e giuridica su questo fronte hanno portato a riconoscere esplicitamente il diritto alla città con una legge costituzionale del 2001, dove il diritto alla città viene definito così. Il diritto alla città è inteso come, sto citando la Costituzione brasiliana, come diritto a città sostenibili, alla terra urbana, al risanamento ambientale, alle infrastrutture urbane, ai trasporti, ai servizi pubblici, al lavoro, diritto al lavoro, in parte del diritto alla città, al tempo libero per le generazioni presenti e future, con gestione democratica dei programmi di sviluppo urbano, con partecipazione della popolazione e delle associazioni. Hanno potuto fare questa legge costituzionale in Brasile perché già nell'articolo 182 della loro Costituzione si dice che si enuncia un principio generale: ordinare il pieno sviluppo delle funzioni sociali della città per garantire il benessere degli abitanti, stabilendo la priorità dell'interesse collettivo sui diritti individuali dei proprietari e il predominio del valore d'uso degli spazi e degli edifici urbani sul valore di scambio. Questo movimento per il diritto alla città, che in Brasile ha trovato la formulazione a livello costituzionale forse più esplicita, ma ci sono altri esempi anche della stessa America Latina, ha già questo movimento per il diritto alla città si basava anche sul fatto che nell'articolo 5 della Costituzione brasiliana del 1988 è prevista la funzione sociale della proprietà. Questo tema però, che in Brasile entra nella Costituzione del 1988, in alcuni paesi europei ha una storia molto più dura. Cito due casi. Il primo è la Costituzione tedesca della Repubblica di Weimar, 1919, il cui articolo 154 recita così: la proprietà comporta obblighi, il suo uso deve essere al tempo stesso un servizio reso nell'interesse generale. Questa è la Costituzione di Weimar. Fu questo il punto di partenza per un'appassionata discussione in quell'assemblea costituente della Repubblica Italiana, di cui alcuni grandi nomi da Croce a Latina ci sono stati ricordati poco fa. E da questa discussione che nacque l'articolo 42 della nostra Costituzione, che vi leggo: la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto e di godimento e i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e di rendere accessibile a tutti. Questo è il senso della proprietà comunale e non quello del padrone in casa propria di un nostro ex presidente del Consiglio, che preferisco non menzionare per nome. Nella Costituente fu lo stesso relatore democristiano Taviani a richiamare il precedente della Repubblica di Weimar, poiché, così disse, la destinazione dei beni della terra all'uso comune è primaria rispetto a qualsiasi diritto di proprietà privata. Anzi, continua Taviani, la destinazione dei beni della terra all'uso comune è primaria ed è alla base dell'ordine naturale dell'economia, poiché alla base dell'ordine naturale dell'economia sta il diritto di tutti all'uso comune dei beni. È una frase un po' ripetitiva, ma è proprio la trascrizione del verbale della Costituente. Perciò, disse Taviani, la Costituzione deve sancire la razionale valorizzazione del territorio nazionale dell'interesse di tutto il popolo al fine di stabilire più equi rapporti sociali. Tema questo di capitale importanza. Io credo che si lega molto a un altro articolo della nostra Costituzione, l'articolo 9, quando l'articolo 9 leggiamo: la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico degli italiani. Lo può fare premettendo l'interesse generale all'interesse dei singoli, al padrone in casa propria, perché esiste il limite della proprietà privata dell'articolo 42. Questi due principi convergono in uno solo. E voglio ricordare anche che l'articolo 9 della Costituzione italiana, anche se formulato con una limpidezza e con un'incisività molto particolare, sostanzialmente senza precedente, anche perché sono i principi fondamentali dello Stato, però anche quello aveva dei precedenti in altre Costituzioni europei, in particolare nell'articolo 150 della Costituzione della Repubblica di Weimar, che servì da modello ai costituenti italiani, ma anche nell'articolo 45 della Costituzione della Repubblica Spagnola, dove si parla anche di tutela del paesaggio e del patrimonio.
un momento di crisi. Una costituzione in Germania parla di tutelare il paesaggio e il patrimonio artistico nel 1919, all'indomani della prima guerra mondiale. Un'altra costituzione in Spagna parla di tutelare il patrimonio e il paesaggio alla vigilia della guerra civile. Un'altra costituzione in Italia parla di tutelare il patrimonio e il paesaggio dopo la seconda guerra mondiale. Allora non sarà forse che noi abbiamo bisogno di una guerra, abbiamo bisogno di un trauma per riflettere su quello che intendiamo e per ritornare a ragionare su noi stessi, come nella vita individuale, anche nella comunità dei cittadini, i traumi provocano una drammatica pausa di riflessione, generano consapevolezza, innescano meccanismi di difesa, costringono a ripensare il passato per poter immaginare un futuro vivibile. Il dolore della perdita, quello della morte, è un momento di suprema focalizzazione dei meccanismi sociali e mette allo scoperto quello che prima era nascosto, ma che c'è anche oggi. Dobbiamo forse aspettare una guerra per capire cosa stiamo perdendo? Fatemelo dire con le parole di un grande scrittore turco, Orhan Pamuk. Scrive così: a quanto pare non è possibile scoprire il segreto delle cose senza aver avuto il cuore spezzato. Dobbiamo umilmente sottometterci a questa definitiva, segreta verità. Parlo dunque di bene comune, di interesse generale, come sovraordinato rispetto all'interesse dei singoli. Quando si parla di questo c'è sempre qualche ben pensante. Ben pensante di solito è sinonimo di chi non pensa. Pensare quello che gli hanno già spiegato, quello vuol dire pensare bene, cioè non pensare. I ben pensanti, incapaci di pensare il proprio, ripetono salmodiando la medesima litania: in tempo di crisi economica conta solo il denaro, il resto è un lusso, dunque sono un lusso anche i diritti, a quel che pare. Allora vorrei provare, per gioco, o forse per metafora, a ragionare il diritto alla città, con qualche termine preso a prestito da questo linguaggio economicistico oggi così dominante, parlando per esempio di capitale civico, un'espressione di comodo, una metafora, per racchiudere in poche parole alla moda fenomeni molto più complessi. Questo giochino l'ha già fatto Harvey, lo sto semplicemente riprendendo da lui. È una formula che non l'ho presa troppo alla lettera, però dice una cosa molto importante: la forzata omogeneizzazione delle nostre città, che tende a cancellare le differenze, è un grave errore anche dal punto di vista dell'economia di mercato. Ogni città dovrebbe puntare sulla propria unicità, non sulla propria assimilazione a tutte le altre. Perciò le associazioni di cittadini che lottano contro la demolizione di un quartiere storico o la chiusura di un teatro, anche in termini strettamente economici, fanno di più per la loro città di chi vuole invece distruggere il teatro per costruire un condominio o un grattacielo. I cittadini hanno il dovere di opporsi a chi disperde il capitale simbolico che altri cittadini di quella stessa città, secoli fa a volte, come in Italia accade molto spesso, hanno accumulato per secoli con il loro lavoro. Capitale civico è una formula simile a quella di capitale umano, formula che è in vigore da decenni, con la funzione sostanzialmente di prezzare il valore di mercato degli esseri umani e del loro lavoro, mettendolo in relazione con il profitto delle imprese per orientare politiche salariali, coperture assicurative, sanitarie e così via. Compito assai arduo, perché io dubito che si possa davvero quantificare la dotazione di conoscenze, esperienze, creatività, socialità dei lavoratori. Si può misurare certo il numero delle ore che lavorano, ma come si fa? Il capitale umano dovrebbe essere fatto anche di ingredienti non misurabili e non costanti: le doti personali del lavoratore, il crescere dell'esperienza, le crisi, i momenti di maggiore accensione della creatività, quelli in cui la creatività si spegne sotto la pressione della malattia o del dolore, della sofferenza. Il capitale umano non è una grandezza controllabile, anche se ci comportiamo spesso come se lo fosse. E molto di ciò che resta fuori da ogni misurabilità ha carattere collettivo, non appartiene a me, ma appartiene alla città, cioè alla società, cioè alla collettività. Su questi aspetti puntavano alcuni discorsi di Pierre Bourdieu quando parlava di capitale sociale negli anni 70, definendolo come la somma delle risorse, materiali o meno, che ciascun individuo o gruppo sociale ottiene grazie alla partecipazione a una rete di relazioni interpersonali basata su principi di reciprocità e mutuo riconoscimento. Dunque, il capitale sociale è tipicamente accumulato collettivamente.
si può spendere individualmente, ma presuppone una rete di individui che lo ha creato. Stimola la creatività di ciascuno di noi, ma ne riversa le abilità e i prodotti nella città, cioè nella comunità a cui apparteniamo. Recentemente degli economisti che sono alcuni dei quali, almeno uno dei quali molto noto, Luigi Zingales, con altri due, si chiama Luigi Guiso e Paolo Sapienza, hanno scritto un lavoro che si chiama Civic Capital as Missing Link, in cui propongono di definire il capitale civico come l'insieme di quei valori e credenze persistenti e condivisi, sto citando, che aiutano un gruppo a perseguire attività socialmente valide. Secondo questa definizione, il capitale civico persiste perché è radicato in meccanismi di lungo periodo di trasmissione, dalla scuola alla famiglia. E più del capitale sociale, dicono loro, perché include la nozione di cultura civica, sentimento collettivo dei valori, dei principi della memoria sociale. Non si deprezza con l'uso, anzi, proprio come il capitale umano, con l'uso tende a crescere. Accumularlo richiede molto tempo, ma produce crescenti rendimenti di scala ed è un fattore determinante per spiegare la persistenza dei livelli di sviluppo che si osservano nelle varie società. Quando non riesco ad essere d'accordo con questo lavoro è quando esso inciampa pretendendo di quantificare precisamente il capitale civico, facendone una grandezza nota e misurabile, che tendenzialmente coincida il capitale civico con il capitale simbolico delle nostre città. Sarà allora quello un vero capitale, diciamo, usando la parola con forte senso metaforico, un tesoro, diciamo diversamente, imperniato sulla cultura urbana, la forma della città, l'arte, la lingua che parliamo, la cultura, la musica, la religione, gli orizzonti etici, il rapporto diritti-doveri, la responsabilità sociale, il desiderio di ben vivere, vogliamo dirlo, secondo le costituzioni e il pensiero di alcuni movimenti dell'America Latina. Tutti ingredienti del diritto alla città, ingredienti non misurabili per nostra fortuna. Di tale diritto ogni cittadino è individualmente titolare, ma il diritto alla città è di per sé collettivo, è proprio della comunità. Lo è perché è radicato nella lunga creazione collettiva della città, lo è in quanto è proiettato verso la nostra collective afterlife, cioè verso le generazioni future. Lo è infine perché la città, così concepita in quanto spazio del dialogo tra cittadini, è il necessario teatro della democrazia. I cittadini dunque vanno concepiti, e questo dice la nostra Costituzione, che non starò qui ad analizzare, come lavoratori del quotidiano e creatori del futuro, sovrani del territorio. Perciò i cittadini, se sono sovrani del proprio territorio, come la nostra Costituzione dice, i cittadini devono oggi non solo vivere nella propria città, ma devono respirare con la città, devono vivere la città, perché il loro diritto è un diritto vecchio di secoli, ma radicalmente rilanciato nelle urgenze del presente e ripensato dalla base. È il diritto non di arrestare lo sviluppo, ma di progettarlo secondo il bene comune, non di conservare passivamente ibernando le città, impossibile, ma di mutare rispettosamente, non di bloccare i paesaggi in una sorta di frizzolo, ma di assicurarne la vita e i mutamenti, senza tradire il codice genetico dei paesaggi delle città. Non è la prosecuzione di qualcosa che c'è sempre stato, ma il diritto di ripensare la città in risposta alla sfida più dura che oggi la minaccia, quella di una omogeneizzazione che ne diluisca realmente l'unicità. E concludo. In Italia questo tema del diritto alla città deve agganciarsi, io credo, alla funzione sociale della proprietà e al diritto al lavoro, sancito dall'articolo 4 della nostra Costituzione, il più dimenticato, forse, della nostra Costituzione. Perciò i diritti dei cittadini della Costituzione non sono come le perle di una collana o i grani di un rosario, sono come le pietre di un'architettura, si legano l'una con l'altra, anche se una pessima politica ce lo sta facendo dimenticare. Funzione sociale della proprietà e diritto al lavoro sono due ingredienti essenziali della democrazia, strettamente uniti da un nesso che non è solo giuridico, ma etico, economico e funzionale. Leggiamo questo articolo 4 della Costituzione. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Non c'è traccia
nel programma dei nostri governi, compreso l'attuale, di un lavoro in questo senso, di un progetto in questo senso. Nelle nostre città il lavoro deve essere degno dell'enorme capitale civico che si è accumulato nel tempo. La funzione sociale della proprietà, chiunque la detenga, privata o pubblica, non deve essere di incentivare la rendita fondiaria a costo di espellere dai centri urbani i giovani, i meno abbienti, di creare ghetti per gli immigrati, di sacrificare le nuove cittadinanze. Per mantenere vive le nostre città dobbiamo incrementare il patrimonio civico, assicurare alle nuove generazioni dignità sociale, sviluppo della persona, anche se tra l'altro riconosciuto dall'articolo 3 della nostra Costituzione, la dignità della persona umana. I principi costituzionali che ho citato sopra fanno parte dello stesso identico orizzonte di valori che include il diritto alla cultura, la tutela della salute, la libertà personale, la democrazia, la dignità della persona, l'eguaglianza. Ricordiamoci anche dell'eguaglianza, mentre la diseguaglianza intorno a noi cresce a un ritmo sempre più galoppante. E anche per questo dobbiamo rilanciare, partendo da una riflessione sul diritto alla città, l'etica della cittadinanza, puntando su mete necessarie come la giustizia sociale, la tutela dell'ambiente, la priorità del bene comune sul profitto del singolo. Il diritto alla città non è dunque, io credo, un'utopia astratta, ma è consustanziale alla sovranità dei cittadini e al diritto di cittadinanza. Temi che richiedono il pieno esercizio del diritto al lavoro, l'esercizio del diritto alla giustizia, alla salute, alla libertà, alla cultura, all'istruzione, alla democrazia. Premesse indispensabili perché la città storica viene animata di giovani energie, idee e progetti per il futuro. Quello che manca nello scenario della politica italiana, di chi fa politica per mestiere, è proprio questo, un'idea di Italia. Grazie. La magia e il fuoco intellettuale che ci ha trasmesso continuano, l'eruzione del vulcano del Premio Silla continua domani alle 11 con una conversazione con il professor Jean Paul Fitoussi, che è già qui in prima fila a Cosenza tra di noi, e poi si concluderà domani sera alle 18 con la cerimonia di premiazione, quindi appuntamento domani alle 11 qui. Grazie a tutti.